Ci troviamo nella chiesa di Viazzano, nel comune di Varano Melegari, e siamo qui con un ragazzo giovane, Enrico Cenci, che ha voluto intraprendere l'arte del campanaro. Enrico, da quanto tempo è che tu suoni le campane? Allora, io sono 8 anni. Questa passione, perché è una passione, l'ho intrapresa da mio padre, perché l'ho sempre fatto lui e lo fa tuttora, perché quando ci sono quei momenti, ad esempio le processioni sante, purtroppo le esequie, eccetera, io devo portare la croce in processione e mio papà suona le campane, se no durante le celebrazioni domenicali, sabato, matrimonio, eccetera, faccio tutto da solo, perché mi piace, la mia passione è suonarle. Infatti il nostro vecchio parroco Don Evio, quando mi ha detto: Enrico, vorrei mettere le campane di Viazzano con l'elettrico, no Don Evio, se ci tieni a me me le lasci con la corda, perché suonarle a corda è tutto un altro discorso, perché è più bello, perché suonare elettrico basta che schiacci un pulsante e tutti sono capaci. Invece suonare a corda ci vuole, non dico esperienza, perché non è un lavoro, non è difficile come suono io, però ci vuole un po' di forza, perché un po' di forza ci vuole, però è bello, perché prendo spunto da un film che mi piace tanto, Don Camillo, e prendo spunto con questo, purtroppo, questo Covid, quando siamo stati purtroppo chiusi in casa, che il Santo Padre aveva chiesto di suonare le campane a festa per, diciamo, per dire ci siamo, e infatti ho detto suono. Per ripetere quella frase che disse Don Camillo quando girarono la scena di Bassello Illuminata, che disse: quando tutto questo sarà finito suoneremo le campane, che sarà il risveglio, sarà il risveglio. E infatti io suono queste campane perché le campane per me danno allegria, perché per noi contadini come siamo, perché questo qua è un paese ancora di vocazione abbastanza contadina, le campane sono tutto per noi. Sicuramente questa è un'arte, anche perché, Enrico, suonare le campane è come scoprire un codice, perché non tutte le suonate sono uguali, vero? No, allora, i campanari buoni, storici, come il nostro che abita a Varano, Civa Primo, che le ha suonate anche lui andava su, suonavano con i martelli, li sapevano suonare. Invece io non ho tempo, non mi hanno insegnato, eccetera, eccetera. Poi andare su per il campanile non sembra, però è un po' alto, e io suono le tre suonate classiche, cioè la festa, che si suona. Allora, prima mio papà la suonava, diciamo, i giorni di rito, proprio Natale, Pasqua, e invece io suono tutte le volte che c'è la celebrazione, mezz'ora prima, per dire, c'è la messa. E dopo, allora, ad esempio, domenica abbiamo il diacono alle 10:30, io alle 10:28 do i tre con la grossa, che tre vuol dire comincia la messa. E invece poi dopo c'è la suonata purtroppo più brutta, perché quando ce la fa qua lì, la suonata da esequie, che è fatta, che è la più difficile da fare, perché bisogna suonare le tre Ave Maria, che si suona con la grossa, cioè si tira, si fa una suonata lunga con la grossa, poi si ferma, poi dopo si riprende, poi si ferma, e poi dopo, quando si è fatto questo giro delle tre volte, si fa un tirone di questa, si ferma, poi si fa un tirone di questa, si ferma, poi quella lì e via. E quando invece c'è l'annuncio del morto, invece quando c'è quando si porta il defunto al cimitero, che lì mio papà mi ha sempre raccontato così è bella, si suona da morto fino a che si arriva dalla porta del cimitero, da quando si entra si suona a festa, perché è arrivato Dio, e si suona a festa.
Benissimo Enrico, adesso ci farai sentire una dimostrazione di questa bellissima arte che va scomparendo. Però, da dove vuoi incominciare? Con che suono? Io faccio per questa giornata particolare, faccio un giro di campane a festa, che sarebbe suonare, che è la più facile, sarebbe suonare le 3 campane insieme. Faccio questa perché è la più bella, perché andare a suonare o i tre o eccetera, dopo c'è la messa, no, non c'è la messa, suoniamo a festa per fare un po' felice la gente, infatti è bello, perché è bello suonare a festa, è troppo bello. Suonare le campane è bello. Benissimo Enrico, allora adesso ti lasciamo al suono delle campane, no, io mi ritiro un attimo perché tu devi lavorare e prego, a te. Enrico, complimenti perché veramente sei proprio bravo, ma si fa molta fatica a tirare queste corde? Più che altro è a farle partire, specialmente la grossa la senti, questa qua sono un po' più leggere, perché come vedete la grossa è l'unica campana che è rimasta dalla guerra, perché questa era stata donata dagli abitanti del Pagani, invece questa qua è l'unica campana che non è stata smontata per fabbricare cannoni, perché tutte le campane sono state smontate per fabbricare cannoni per la guerra. Questa invece mi hanno sempre raccontato che è l'unica campana che si è salvata. E queste campane, non mi ricordo, c'era ancora Don Vito Abelli, quindi sono già passati 15 anni, erano venute degli studiosi, dei dottori sulle campane di Parma. Questi strumenti le avevano ribaltate a mano, perché non si può, ribaltate, e avevano fatto una prova e hanno detto che questa campana qua ha un suono che è l'unica nella provincia di Parma che ha questo suono, una campana molto buona. Però questa campana purtroppo nel 2006 abbiamo dovuto modificarla, perché a forza di picchiare, 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 il battacchio ha rovinato la campana, quindi mi hanno dovuto tagliare tanto così il battacchio per portarla un po' più su che battesse nel buono, se no forza di battere, 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 si forava la campana ed era un danno quasi recuperabile. Certo Enrico, ma tu mi parlavi anche di una ruota che c'è sopra il campanile, vicino a queste campane. A che cosa serve? Allora, questa ruota per me e per tutti quelli che una ruota che ormai sarà su da 60 anni, ti toglie molto molto meno lavoro, perché prima c'era un pezzo di legno agganciato al campanile dove giravano le campane, invece adesso hanno montato queste ruote che è come un gioco. Quando tu la fai partire, queste no, ma questa qua, dato che è molto grossa, ha molto peso, dà molto, infatti, come vi sentite, quando suono devo dare sempre più colpi con queste qua e mollare quella prima, perché quella lì, per
ci mette più tempo a fermarsi. Infatti, tutte le volte che suonavo le prime volte, ma è morto qualcuno? No, ho sbagliato io. Ma tu pensi di insegnare a qualche ragazzo, oppure non c'è nessuno che vorrebbe intraprendere questo mestiere, che poi non è un mestiere, è una passione? Allora, io quando vengono i bambini, ma vengono anche gli adulti, quando vengono a messa che mi sento suonare la campana, specialmente quando abbiamo la sagra di Sant'Ilario o anche per la Madonna del Carmine, che facciamo una semisagra, perché non possiamo più fare sagra di una volta con la baraccata, con la processione lunga, vengono, però questa qua è una cosa che mi sa molto male a me, che i giovani a messa non ci vengono quasi più. Questa chiesa, quando ero piccolo io, che c'era un altro modo di vivere perché non c'erano i cellulari, cioè c'erano ma non c'era questa, si veniva in chiesa, cioè si veniva in chiesa per pregare, proprio si stava fuori a fare due chiacchiere, scambiarci le figurine, le figurine, passare il tempo, a giocare a calcetto nel campetto che abbiamo qua dietro, eccetera eccetera. E io sarà perché lo faceva mio papà, sarà per qua, ma mi è sempre piaciuto svegliarmi col suono delle campane. Bellissime parole, Enrico, noi ti ringraziamo per questo tuo veramente questa tua dimostrazione che ci hai fatto vedere, perché per noi è molto importante che queste tradizioni continuino nel tempo, perché purtroppo le nostre tradizioni vanno scomparendo. Grazie Enrico. Di niente, io diciamo che cerco di fare questo servizio alla comunità quando posso, perché avendo un'azienda agricola da curare cerco sempre di fare il lavoro, perché il lavoro, se non lavori al giorno d'oggi bisogna lavorare, poi sono giovane perché ho 29 anni, devo fare, però io ho sempre detto toglietemi tutto ma non toglietemi la messa, non toglietemi la mia chiesa, perché se mi togliete la chiesa mi fate morire. Grazie, ti lasciamo a un piccolo rintocco, vai Enrico.